questa puntata iniziamo a camperizzare Pippo, il nostro furgone. Abbiamo mostrato il progetto nel suo video di presentazione, vi lascio il link in descrizione. I lavori non sono ancora terminati, ma alla fine di questo video avrete un grosso assaggio del risultato finale. E per non perdervi la conclusione dei lavori, iscrivetevi al canale e se questo video vi piace mettete like e condividetelo. Notizia fantastica numero 1. Tutto ciò che sono questi supporti di metallo che tengono i sedili sono non saldati alla carrozzeria, bensì avvitati. Idem per le cinture. Notizia fantastica numero 2. I tubi del riscaldatore, almeno qua nella fase terminale, sono in gomma e non sono rigidi in metallo come invece lì all'inizio. Tiriamo via il tappeto e poi diamo una misurata ai pannelli legno che ci sono qua sotto e vediamo se riusciamo a usarli per qualche mobiletto. Per facilitarci anche un po' il lavoro, pensavo di segare via questa parte qua. Qui e qui, in modo da non dover aprire questi e dover spurgare tutta l'acqua del radiatore. Eccolo qua, il Minion. Non è vero. Sì, sei un po' un Minion. Guarda che spettacolo. Sarà un pelino. Eccoci. Eccoci. Sì, comunque cioè, sta già prendendo forma. Però dannati loro se ci avessero lasciato 1000 lire, non mi accontento niente. Non ho trovato niente. Svuotare il furgone è un lavoro abbastanza lineare che non nasconde insidie. Tutto quello che serve è una buona dose di pazienza, olio di gomito e spazio in cui buttare il materiale tolto. Gli attrezzi necessari sono già presenti nelle vostre cantine, cacciavite, chiavi inglesi e chiavi a bussola. Noi abbiamo finito il lavoro in un pomeriggio soltanto, il mattino seguente eravamo già pronti ad andare in discarica. Con calma, eh? Il mestiere è un po' impegnativo. Quello che sto facendo adesso è tirare via tutti i pannelli di plastica, li dipingeremo. E soprattutto, una volta tolti i pannelli di plastica, di questa plasticaccia nera qui, andremo a coibentare il tutto. Non sono andato molto per il sottile nel tirare via i rivetti, infatti qualcuno ne è rimasto all'interno delle loro sedi. In ogni caso ho preso questa leva per tirare via apposta i rivetti e soprattutto un kit di rivetti nuovi con la quale sostituirli. Oggi abbiamo aperto l'Armaflex, eccolo qui, il nostro bel rotolone, e sto coibentando un po' le pareti. La cosa incredibile dell'Armaflex è che è autoadesivo, basta sollevare questa pellicola trasparente e poi si incolla direttamente al metallo della portiera. Poi noi chiaramente abbiamo le meccaniche dentro, questa è la meccanica della portiera, vi sto tagliando pezzi e pezzettini in modo da farli aderire il più possibile. Gli spazi vuoti che vedrete invece li andremo a riempirli con la schiuma. Anche la coibentazione è stata abbastanza semplice, ci siamo procurati un rotolone da 6 metri di Armaflex adesivo da 19 mm di spessore, alcuni pannelli di materiale fonoassorbente con cui riempire le plastiche intorno ai vetri e la schiuma isolante ignifuga per non lasciare spazi vuoti. Abbiamo smontato il cielo per misurare l'Armaflex necessario a coibentare il tetto e abbiamo semplicemente fissato il tutto. Attenzione, se avete intenzione di usare la schiuma isolante, ricordatevi la mascherina FFP2 e soprattutto lasciate vetri e portiere aperte anche fino al giorno seguente. Costruire immobili è indubbiamente la parte più lunga, complicata, costosa e stancante del processo di camperizzazione. Bisogna avere in mente esattamente quali mobili fare, quanti farne, dove metterli, ma soprattutto quanto grandi devono essere. Il primo step dopo aver svuotato il veicolo è prendere tutte le misure. Ricordatevi che il pavimento del veicolo non è un rettangolo perfetto, ma ci sono delle convessità che sono dove ci sono le ruote. Questo qua era uno dei pannelli che costituiva il pavimento originale del furgone, infatti questo qua è lo spazio in cui c'era la rientranza dove c'è poi all'interno la ruota. Ho usato questo pannello come dima per poi andare a ritagliare tutti gli altri pannelli dei mobili che sono andato poi piano piano a fare. Il secondo step
è mettere su un foglio di carta, nero su bianco, il progetto di tutti i mobili. Questo serve, oltre ad evitare errori banali, anche per avere nel dettaglio l'elenco dei pannelli con tutte le misure che servono. Noi poi siamo andati all'Leroy Merlin a farci tagliare giusti e così poi il mestiere è diventato solamente di assemblaggio. Il terzo step è radunare tutti gli strumenti necessari. Quindi questa è la dotazione che abbiamo usato per costruire i mobili. Seghetto alternativo, occhiali di protezione, sega a mano anche per non far troppo rumore, la bolla, il metro, il pennarello, ma soprattutto queste qua sono le tazze per il trapano, che è qui il nostro trapano, con tutte le sue punte, ma le tazze per il trapano sono quelle per forare, questa l'ho usata per fare il foro per il lavandino e questa qua invece per tutte le tubazioni. Questo qua è molto importante, è la fresa da 35 mm per fare il foro per le cerniere per le ante, il foro in cui questo pezzo qua si incastra, la raspa, estremamente utile per fare il fitting dei mobili, per fare in modo che poi ci stiano sul furgone. Queste qua sono le chiusure per le ante, anche per questo, anche per queste qua ho sempre usato la tazza per il trapano. Gli angoli e le viti a volontà. Infine le morse e l'avvitatore. Ricordatevi quando acquistate le cerniere che nello stesso negozio potrebbe anche esserci la dima per poi andare a forare correttamente il legno per poi andare a sistemare le cerniere. Il quarto step consiste nel ritagliare i pannelli per farci stare la rientranza che contiene le ruote posteriori. Quinto step, assemblare, rifinire, forare, montare le ante, mettere i divisori, mettere qualsiasi cosa ai mobili. Quindi diciamo è ultimare i mobili, poi ci sarà comunque da verniciarli. Comunque tutti questi mobili ve li facciamo vedere più avanti, nei capitoli più avanti, fatti e finiti e verniciati e funzionanti. Ok, una volta ottenuto il nostro mobile, quello che andremo a fare è stato carteggiare con una spugnetta abrasiva oppure con una carta vetrata filigrana sottile. Va pulito, quindi tolta la polvere, e reso leggermente poroso. Abbiamo scelto di stendere due mani di questo colore all'acqua super opaco della linea Fleur. Il chalky look, ossia lo stile ruvido e opaco, ci aiuterà successivamente a stendere gli strati superiori. Quello che andremo a fare adesso è, dopo aver dato due mani di tinta bianca al nostro mobile in formica, andrò semplicemente a spennellare, questa è la tecnica del vernaligno. Come vedete è quasi impercettibile il colore che gli sto dando, spero che non sia troppo chiaro, nel caso andremo a scurirla. Facciamo semplicemente una bella mano, un pezzettino alla volta, perché tende ad asciugarsi con estrema velocità. E poi con il vernaligno andrete a creare queste sfumature. Come vedete sono tono su tono e sono leggerissime, ma vanno benissimo perché mantengono l'idea del bianco, andando leggermente a scurire di un tono. Non vi preoccupate se volete che non vi piace il disegno, potete rifarlo quante volte volete fin tanto che non si asciuga la tinta. Dato il primo strato faremo il secondo dello stesso spessore del vernaligno. Veramente l'effetto tridimensionale che il vernaligno riesce a dare è incredibile. Il trucciolato tende a, se raccoglie l'umidità, ad espandersi, a rovinarsi, a gonfiarsi. Quindi prendiamo una seconda mano di vernice, aspettiamo che si asciughi e poi tutto il mobile, per proteggere tutto il nostro lavoro, verrà plastificato con questo bellissimo e consigliatissimo prodotto che si chiama Plastivel. Wow, che effetto incredibile. Abbiamo fatto asciugare il Plastivel per 48 ore sul balcone, approfittando del bel tempo. Abbiamo steso diverse mani a volontà per ottenere un'impermeabilizzazione ottimale, importante soprattutto per il mobile lavandino. L'effetto ottenuto è straordinario, è lucido e ha conservato la tridimensionalità dovuta al vernalegno. Il risultato è migliore di quanto ci aspettassimo. Nel frattempo, Versa ha dipinto di bianco le plastiche degli interni e ha replicato con il vernalegno l'effetto delle venature. Il colore chiaro donerà luminosità all'interno del veicolo e una sensazione di maggiore ampiezza degli spazi, fondamentale per vivere all'interno di un minivan. Infine Versa ha tinto alcuni dettagli in colore carta da zucchero. Facciamo un po' di chiarezza,
questo sarà l'allestimento, l'abbiamo numerato per prendere le corrette misure. Adesso dobbiamo sistemare qualcosina. Comunque il nostro consiglio è: prima fate il progetto, poi mettete le assi per terra e poi le girate, perché sennò non capite più niente, perché il parquet purtroppo ha questi inserti e sono abbastanza insomma ostici da capire come posizionarli. Siamo pronti per coibentare il pavimento. Esatto, prima di andare a inserire finalmente il parquet. Due strati di riflettente, quindi circa mezzo centimetro, e poi sopra il parquet. Procediamo col taglio e l'inserimento. Sì, poi non è che deve essere, cioè, tagliato proprio al millimetro, eh. Come no, certo. Vogliamo le cose fatte bene qui. Oh. No, io intendevo in abbondanza, cioè. Sì, poi andiamo a sistemarlo dentro. La posa del pavimento è stata più lunga e complicata del previsto. Nonostante il progetto e il lavoro di preparazione delle tavole, qualcosa andava rifinito con la raspa e con il seghetto, ma soprattutto dovevamo forare il parquet per poter accedere in futuro alle sedie delle viti dei sedili, per poterli montare qualora fosse necessario. Una volta sincerati di aver tagliato e forato correttamente le tavole giuste, il lavoro si è ridotto al semplice incasso del parquet fino al filo della portiera. Stiamo quasi delirando, però Pippo sta uscendo uno spettacolo. Stamattina ha montato il cielo, abbiamo coperto col lenzuolo, le pareti stanno venendo, sono venute molto bene. Questo è il mobile della bombola che la protegge, e qui c'è una parte di parquet, poi dobbiamo spostare tutta quella roba. Eccoci. Dal piano bar al piano letto. Vedi? Vitto e alloggio. La chiudiamo qui per oggi. E voilà. Che legno è? Siete pronti a vedere il risultato attuale? Vi presentiamo il nostro mobiletto da cucina. Qua c'è la bombola da campeggio con i fornelli, qui altri accessori e il ripiano, il tagliere. Questa è una cassettiera che abbiamo usato per andare in vacanza, c'è ancora un po' di roba, questo qui è il nostro kayak, qua ci sono ancora posate, sgabelli, seggiole, carte e quant'altro. Bisognerà modificarlo un attimo perché volevamo colorarlo di bianco, il cassetto salta e diventa ante, fatto con le, diviso con le ante. Non abbiamo avuto tempo prima di partire, semplicemente quello. Qui è dove ci sarebbe stato il nostro grande assente, cioè il mobile della doccia. Non abbiamo avuto tempo di finirlo e caricarlo prima di partire, quindi sarà per il prossimo video, sicuramente ve lo faremo vedere, tutti gli aggiornamenti. E questo qua è il mobile del lavandino, che contiene, oltre a un po' di disordine, le taniche dell'acqua e il comando per accendere il rubinetto. Questo qua è il nostro divano letto, materasso 1, materasso 2 qua sotto, e queste qua sono le false doghe che ho montato io. Infatti vedete, sono una da una parte e una dall'altra, perché questo qua è un mobile estensibile, vi faccio vedere. Ecco qua, adesso è aperto, quindi infatti vedete che le assi, le doghe sono sfalsate rispetto a quello dell'altro. Infatti questo qua adesso semplicemente basta spingerlo per chiuderlo. Qualora voleste fare anche voi un letto del genere, ricordatevi qua in mezzo, per far passare le altre doghe, bisogna aggiungere degli spessorini. Questa è l'unica cosa che vi consiglio di fare, poi semplicemente basta sfalsarle e avvitarle a altri due listelli di legno, tutto qui. Altro dettaglio rilevante, queste qua sono delle piccole strutture che ho fatto io in 3D, color carta da zucchero, per tenere le aste delle tendine, ma soprattutto questi supporti qua, uno, due, poi qua ce ne sono altri due,
3 e 4 che servono a tenere questi pannelli, servono a tenere questi pannelli fonoassorbenti quando dormiamo, così creano un po' di scuro, un po' di buio, soprattutto magari un po' di rumore, questi qua lo riflettono né più né meno. Noi comunque siamo andati in Portogallo con il furgone così, ci abbiamo vissuto dentro 20 giorni, ci siamo stati da Dio, abbiamo dormito benissimo. Quello che vedrete prossimamente sul nostro canale sarà appunto, a parte il video che abbiamo fatto in Portogallo, ma soprattutto le modifiche che farò, quindi in primis il mobile della doccia, la cassettiera che perderà il cassetto e avrà le ante e sarà un attimino più bellina, bianca, sempre in tinta con gli altri mobili invece che color legno così, e poi altre due sistematine qua e là. Quindi non esitate, se volete seguire gli sviluppi iscrivetevi al nostro canale e al momento alla prossima, ciao ciao!